Buonasera. Io ho trovato anche molto stimolante il titolo, il nome di questa iniziativa e penso che noi abbiamo un serio problema di slegarci, cioè di mobilitare e di far correre risorse implicite di cui questo paese è oggettivamente dotato, tant'è che mi ha stimolato a usare come immagine di copertina questo fronte, no, di partenza di una maratona a proposito del problema che abbiamo davanti per rimettere in linea con l'evoluzione moderna del nostro paese. Perché sono certamente un normalissimo professionista, però vorrei raccontarvi che ho un'esperienza abbastanza lunga, sono professionista dall'85, mi occupo di strategia, di metodologia di ricerca, ho fondato uno studio che dal 99 ha fatto circa più di 130 interventi di ricerca a sostegno di vari progetti imprenditoriali e territoriali in più regioni italiane, e dal 2008 circa ci occupiamo di una cosa che abbiamo imparato, così abbiamo deciso di chiamare web economy, che è una cosa nettamente diversa da quello che citava prima anche il professor Spisni, per esempio la net economy negli anni 2000. No? Stiamo parlando di un luogo nel quale pensiamo, un luogo virtuale e non online e offline, nel quale le imprese non strettamente digitali, ma anche le imprese cosiddette tradizionali, aumentano l'uso e la conoscenza di pratiche digitali. E penso che questa sia un po' la sfida che ci dobbiamo porre se vogliamo tornare a crescere in maniera sostenibile, ma tornare a crescere, perché veniamo da un lungo periodo ormai nel quale tutte le imprese, salvo alcune che hanno appunto comportamenti eccezionali e capacità di tenuta dei mercati internazionali, la stragrande maggioranza delle imprese veniamo da una stagione in cui sono crollati i fatturati, si sono ridotti in termini di margini e purtroppo ci sono grandi sofferenze a livello di occupazione in società. Io vorrei sviluppare tre cose nel modo più rapido possibile per raccontare delle cose che abbiamo studiato, con cui stiamo lavorando, che crediamo abbiano senso anche per il territorio che ci ospita. Il primo sono 10 casi emblematici di start-up innovative che tratteggio in maniera assolutamente sintetica, poi lascio il materiale che si può pubblicare con delle schede anche abbastanza approfondite. Il secondo è che abbiamo un gap di innovazione a livello di territorio che dobbiamo, credo, porci come nodo collettivo di tutti quanti da affrontare, che è un vero nodo sociale, e poi vediamo perché. Terzo, appunto, la web economy come luogo in cui l'insieme delle imprese aumentano le pratiche digitali, certamente anche le start-up innovative trovano modalità e possibilità maggiori di svilupparsi, di poter lavorare, che diventa un nuovo ambiente a cui penso sia utile, a cui tutti quanti guardiamo. I 10 casi emblematici che abbiamo selezionato all'interno di un lavoro che stiamo facendo, che si chiama Long Wave, no? Abbiamo emulato i concetti di long tail, della coda lunga, no? Che è un'innovazione proprio concettuale venuta da parte di uno dei massimi esperti italiani e internazionali di web economy, che è Chris Anderson, nel quale appunto l'aumento infinitesimale delle possibilità di contatto, cioè un aumento dei margini, delle possibilità di ritorno degli investimenti, delle possibilità di business. Long Wave è questa grande onda carsica che nel nostro paese si è messa in moto da quando abbiamo avuto consapevolezza che il digitale è un'opportunità, da quando sono iniziati altri tipi di iniziative,
cui assolutamente interessante lettore, iniziativa a cui ho partecipato anche in Tor de Biase l'anno scorso, e da quando esiste tutta una serie di studi, attività universitari, accademici e anche associativi che stimolano questo tipo di fenomeno. Questi 10 casi sono sembrati appunto emblematici di questa lunga onda, no? Carsica di attività digitali, nella quale si mettono insieme un bisogno di lavoro, un bisogno di occupazione, un rifiuto a volte non solo della disoccupazione ma anche di attività banali, attività in cui non è possibile mettere a profitto o valorizzare il proprio talento, le proprie passioni, e in cui spesso troviamo dei casi assolutamente straordinari di persone che hanno fatto magari studi umanistici e che sviluppano tecnologie digitali online. E così come troviamo ingegneri molto tecnicamente verticalizzati che invece imparano a studiare e dare risposte estremamente interessanti dal punto di vista delle dinamiche sociali e delle relazioni tra le persone. Sono 10 casi molto interessanti perché danno un'idea di che cosa voglia dire come contributo alla crescita culturale ed economica di questo paese il fenomeno startup. Abbiamo un caso che fa attività di viral marketing, si chiama Mosaicun. Abbiamo un caso di mobile, di applicazioni mobile e di Internet of Things. Internet of Things sono quei casi molto, molto belli, mediante il quale l'uso di una apparecchiatura, di uno smartphone, è possibile che io governi delle attività domestiche, delle attività di lavoro e possa far funzionare, appunto, come dice il nome, le cose usando delle applicazioni che sono disponibili sulla rete. Poi abbiamo un caso di e-commerce particolarmente significativo che ha reinventato, rimesso in moto uno dei distretti italiani storici da un punto di vista manifatturiero, il distretto delle seggiole, delle sedie in Friuli, nel Trivento. E poi abbiamo dei casi assolutamente inediti, no? Tipo l'advertising non convenzionale, o un caso di piattaforma di learning, o di project, che è stato messo su da un ragazzo di poco più di 20 anni, ancora non laureato, il quale ha oggi una piattaforma che ospita oltre 250.000 iscritti e che permette a qualunque individuo o persona di approfittare di questo gigantesco contenitore di conoscenze trasferibile per poter imparare delle cose, per poter scambiare a sua volta delle conoscenze. Oppure un caso di un'azienda che fa come la Silicon Biosystem, biotecnologie, e che è nata in questa regione, nata a Bologna, ma governa degli impianti anche a Los Angeles. Oppure i casi, come citava prima anche in parte il professore che mi ha preceduto, di co-working, cioè di spazi di riuso di parti di città, di luoghi di città, in base al quale è possibile sostenere la generazione dal basso di potenziare nuove attività di imprese, di start-up. Fino ad un caso assolutamente straordinario, che Luca De Biasi conosce molto bene, della Fondazione Aref, che non è un'impresa, ma è appunto una fondazione di partecipazione che sta facendo un lavoro inedito e molto innovativo sul piano dell'informazione libera e indipendente, sul piano anche proprio del controllo dei fatti, ha sviluppato una piattaforma appunto di fact-checking. Poi abbiamo due casi di applicazione di cultura verde alla dimensione urbana, e abbiamo il caso di una innovazione sociale, o sociale 2.0. Come vedete c'è una varietà, no? E una qualità di possibilità straordinarie, in cui appunto l'elemento che si unisce, si mette insieme, appunto la coniugazione tra il saper fare leggere una nuova domanda sociale con la combinazione di coraggio, rischio, competenza, passione e cultura digitale. Ci abbiamo anche riepilogato una sorta di lesson learning in questi casi drammatici, e c'è un filo, sono due elementi conduttori di questa lesson learning. La prima, che sono mediamente appunto persone, ragazzi molto giovani, che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno fatto dei propri studi, delle proprie passioni, della propria esperienza universitaria o all'interno di corsi specializzati un'occasione per sviluppare un'attività nella quale hanno letto le potenzialità sociali. L'altro è che il web è
la grande infrastruttura, il grande ambiente che permette a queste attività di connettersi con i propri referenti e di scambiare, di accumulare ulteriormente conoscenza. Adesso non vi spiego tutti questi casi, li avrete a disposizione penso sul sito della manifestazione, vorrei invece vedere con voi alcuni nomi, problemi che abbiamo a livello territoriale. In questa slide abbiamo rielaborato 3-5 indicatori ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Unicamere, nella quale, con la quale si usa a misurare, diciamo, il livello di innovazione a livello di paese, di regioni e di singole province. Noi abbiamo, per un interesse che abbiamo, un progetto che stiamo portando avanti, un aggregato di dati della Romagna, delle tre province romagnole, cioè di Ravenna, Forlì e Cesena, che ricordo sono un sistema di metropolitana integrato, se riusciamo a vedere oltre al fatto che per andare sulla strada Ravenna Forlì bisogna affrontare una specie di esperienza mistica, o se dobbiamo d'estate raggiungere da Rimini e da Ravenna, dobbiamo affrontare una serie di difficoltà quasi belliche, dato l'intensità, il coacervo del traffico, l'insufficienza delle infrastrutture materiali. Però un sistema che ha 1.100.000 abitanti, 114.000 imprese attive, di cui la stragrande maggioranza sono imprese non dite individuali, sono imprese con un minimo di ristrutturazione, anche molte imprese molto strutturate, anche grandi player internazionali in più settori, dall'alimentare alla meccanica e così via, alle costruzioni generali e anche all'informatica, anche in settore di punta. E poi abbiamo un dato molto interessante, che è quello di essere un territorio che è una delle piattaforme più importanti del turismo nazionale, con 36 milioni di presenze turistiche e, se non ricordo male, circa 12-14 milioni di arrivi, dei quali 21% stranieri. Quindi è un territorio ricco, non è un territorio dell'Italia poco sviluppata o mal gestita, tutt'altro. Nonostante questo, stante appunto questo indicatore, noi soffriamo di un gap di innovazione rispetto alla media della regione italiana e rispetto anche alla media dell'Italia. Voi sapete purtroppo che l'Italia, tra i paesi europei e i paesi occidentali, non è un paese che primeggia per investimenti in ricerca scientifica, ricerca, sviluppo e innovazione. Quindi il suo tasso di innovazione tecnologica misurato da questi indicatori è, rispetto alla media dei paesi occidentali con cui siamo chiamati a confrontarsi, ovviamente inferiore. Ecco, nonostante questo, queste tre province, che appunto sono una realtà sociale evoluta, dove si vive molto bene, dove è ambito venirci a vivere, anche passarci nelle vacanze, dove c'è certamente, come dimostra la situazione di oggi, un grande fermento culturale, ci sono delle grandi strutture culturali, l'Università di Bologna è, ricordo, la più antica università del mondo, quindi non stiamo parlando di cose di poco peso, di poco conto. Nonostante questo, l'indicatore ufficiale, che ha ovviamente molti limiti, perché non raccolga un sacco di informazioni, non raccolgono per esempio il fatto che molte piccole e medie imprese, che sono il 90% abbondante del tessuto produttivo dei nostri territori, spesso molte innovazioni, molti investimenti di ricerca non vengono registrate nel posto patrimoniale, ma sono normali costi di esercizio, per cui senza dubbio questi dati non rappresentano una realtà assolutamente fedele, però ci devono far riflettere, perché sono il risultato di politiche decennali che ci raccontano che, rispetto a quella che è una necessità che da molti anni ci raccontiamo a livello di professionisti, a livello di decisori pubblici, a livello di informazioni, di aumentare gli investimenti, ricerca e innovazione, in realtà poi registriamo che questo è stato fatto con risultati non del tutto premianti e soddisfacenti. Se questo è vero, posto che sia vero, c'è una quarta relazione con questo altro dato significativo, che accomuna quasi tutti i territori, però un conto è che o le regioni italiane, però un conto è che questo dato lo troviamo in maniera così marcata, quello della negatività del tasso di sviluppo imprenditoriale in regioni, appunto, come possono essere la Sardegna, e ne parlo con affetto perché ho ovviamente degli affetti anche personali, io non parlo con atteggiamento di scherno, o altre regioni, non troviamo
veramente particolarmente sviluppate, in realtà questa è appunto una realtà molto sviluppata e registriamo per la prima volta, perché è un fenomeno assolutamente inedito rispetto alle precedenti tante crisi congiunturali che abbiamo vissuto. Un tempo chi studiava la storia, le vicende del settore industriale, chiamava gli start-up, li chiamava gli impollinatori sociali, no? Perché erano più delle volte operai specializzati espulsi dai cicli di fabbriche più importanti che aspettavano la rimessa in moto del ciclo congiunturale, aprivano una piccola azienda e entravano in filiera come terzista all'azienda che spesso prima li aveva espulsi. E da questo fenomeno noi abbiamo avuto per decenni il tasso di sviluppo imprenditoriale che era positivo, e l'Emilia Romagna da questo punto di vista è stato uno dei casi principe, con i suoi tanti distretti, dalla meccanica al tessile, all'agroalimentare di qualità, fino all'alimentare puro come in questi casi, fino allo stesso turismo. Ecco, invece noi registriamo che in questi anni, dal 2005-2011, quindi ci sono dentro 3-4 anni della crisi strutturale che stiamo tutt'oggi vivendo, il tasso di sviluppo imprenditoriale è negativo, e questo ci deve far riflettere. Questo dà ancora più importanza, secondo me, alla necessità di sostenere, di creare un ambiente favorevole appunto al fenomeno delle start-up, perché hanno la possibilità sia creare realtà di impresa totalmente inedite e che rispondano ad una domanda sociale, soprattutto dei giovani, di occupazione qualificata, di occupazione motivata e stimolante, ma anche la grande possibilità di innovare il tessuto delle imprese tradizionali, come è stato ampiamente spiegato da chi mi ha preceduto. Altro aspetto sociale ovviamente è che, nonostante appunto ci troviamo in una realtà evoluta, in realtà molto ben situato sul piano sociale, anche in questa realtà scontiamo da un periodo ormai relativamente lungo una crescita preoccupante del tasso di disoccupazione. Nel periodo di tempo che abbiamo misurato è raddoppiata la disoccupazione maschile ed è aumentata dell'81% la disoccupazione femminile. Allora, queste cose non si spiegano, secondo me, poi ne possiamo discutere ovviamente molto volentieri, semplicemente con dei fatti congiunturali. Siamo di fronte ad un fenomeno più profondo, e se capiamo che il fenomeno è più profondo e che riguarda appunto le policy e la creazione di ambienti adatti all'innovazione, noi probabilmente troviamo il bando della matassa di risoluzione di questo problema molto più davanti con cui ci misuriamo. Allora, cosa vuol dire creare un nuovo ambiente sotto questa declinazione che abbiamo chiamato WebCom, cioè il luogo nel quale, il luogo online, offline, nel quale le imprese, tutte le imprese aumentano le proprie pratiche digitali? Vuol dire che da un lato dobbiamo misurarci con una serie di problemi molto profondi che abbiamo riassunto in questo elenco: crisi strutturale, gap dell'innovazione come abbiamo visto, tasso di sviluppo imprenditoriale negativo, crescita della disoccupazione, un fenomeno molto diffuso purtroppo che è il crollo dell'autostima individuale. Chi lavora con le imprese sa perfettamente che l'elemento fondamentale che tiene su la voglia di continuare a rischiare è l'autostima personale che l'imprenditore, chi ha in carico le responsabilità, coltiva nella relazione con i propri cari. La famiglia è una dimensione molto importante. In precedenti incontri che abbiamo fatto c'è stato addirittura chi ci ha spiegato che, per esempio, scusate la parentesi, ma mi sembra abbastanza pertinente e interessante, il mancato ritorno spesso di talenti italiani che vanno a studiare all'estero e per cui decidono di fermarsi all'estero perché non riescono a riportare la propria famiglia in Italia, creando le stesse condizioni di accoglienza che hanno avuto quella stessa famiglia quando hanno sviluppato l'esperienza internazionale. Quindi la dimensione familiare, come ricordava prima anche il professore che mi ha preceduto, nella determinazione dell'autostima, nella creazione di un ambiente favorevole, così come nell'essere il primo passo, la prima miccia che avvia un'esperienza di neoimpresa, certamente un fatto che continua a essere molto importante. Poi c'è oggettivamente da parte di tutti una perdita di prospettiva. Questo è un paese che non risponde da anni alla domanda fondamentale dal punto di vista strategico: cosa vogliamo diventare tra 10 anni? Quindi, delle proporzioni, questo avviene purtroppo nella stragrande maggioranza dei territori e investe anche
la dinamica psicologica, motivazionale e la capacità di tenere appunto il rischio di impresa da parte anche di singoli imprenditori. Se questo aggiungiamo, appunto vediamo da molti anni in cui uno vede crollare i fatturati, vede purtroppo, e spesso sono veramente, vi assicuro, proprio drammi anche personali, la necessità di dover alienare dalle forze di lavoro che rappresentano i primi collaboratori, le cosiddette forze essenziali, come si usa dire, in termini di manager della propria organizzazione, allora questo vuol dire che si innestano delle crisi di fiducia profonda. Ecco. La web economy pensiamo che a determinate condizioni possa dare delle risposte, avviare delle risposte rispetto a questi fattori critici molto rilevanti e purtroppo penso molto delicati. Il primo è che noi dobbiamo aumentare il tasso di ascolto di imprese e di tutto ciò che ha a che fare con il sociale. Il secondo è che dobbiamo sapere e fare in modo e essere convinti e essere determinati di questo concetto che la collaborazione è una risorsa inesauribile che le persone, gli umani hanno e soprattutto in un territorio come questo che ha un elevato tasso di quello che si usa chiamare capitale sociale. Terzo, che le imprese sono un giacimento culturale di conoscenze, esperienze, rapporti di mercato che spesso è scarsamente utilizzato da parte di chi ha la responsabilità di decidere le scelte di futuro, che ha la responsabilità di determinare le politiche, appunto per esempio di innovazione o di sostegno di start-up, non nel nostro paese, ma riguarda anche territori che hanno fatto comunque del capitale sociale, dell'aggregazione delle imprese, un punto di forza come il nostro. Poi dobbiamo avere chiaro che il web è un ecosistema che cresce inesorabile perché non dipende da un provvedimento, non dipende da un paese, non dipende da una nazione, ma dipende dalla facilità e dalla diffusione del linguaggio di accesso. Il terzo è che la partecipazione è una leva strategica per rimettere in moto i meccanismi di sviluppo perché unito all'aumento dell'ascolto e alla coltivazione della capacità di collaborazione permette di contrastare la perdita di prospettiva, permette di contrastare quel crollo di autostima di cui oggi molte imprese all'interno delle organizzazioni si vive in maniera a volte quasi irrinunciabile. Infine dobbiamo essere consapevoli che tutto ciò permette di sviluppare una innovazione su tre linee come risultato sociale misurabile. Noi dobbiamo tenere insieme l'innovazione di imprese tradizionali, di start-up innovative e di modelli sociali. E la web economy come ecosistema permette appunto di favorire questo tipo di processi. Bene, allora quali sono le keywords su cui ci possiamo sintonizzare insieme? Ascolto, collaborazione, la grande cultura di ciò che ha a che fare con il Cluteri Manifesto, che penso molti di voi avranno sentito nominare, sono 95 tesi pubblicate nel 99 che hanno anticipato tutto ciò che oggi è la cultura del marketing innovativo, della relazione che il web permette uno a uno e uno a molti, e del fatto che i mercati, questa è la definizione forse più affascinante, sono fatti di persone e che i rapporti tra le aziende sono rapporti tra persone. E poi appunto le tecniche di bottom-up analysis, cioè la capacità di poter misurare con N tecniche di ricerca i fenomeni che vengono espressi dalle diverse organizzazioni sociali, dai soggetti imprenditoriali, la valorizzazione delle esperienze di imprese e di creatività sociale, l'incremento dello scambio culturale di un linguaggio strutturale, di un ingaggio strutturale di un maggior numero di giovani e di donne, la consultazione pubblica per i fondi 2014-2020, questo è un passaggio molto importante che abbiamo davanti da qui a pochi mesi, voi sapete che si avvierà nei prossimi mesi, prima sarà compito del governo attualmente in carica, l'analisi, la discussione e la decisione del quadro strategico per i fondi strutturali che fanno riferimento alla strategia Europa 2020, giocata in prevalenza sulla cultura digitale, la diffusione della cultura digitale in Europa. Penso che sia determinante per tutte le cose che state dette, soprattutto da chi mi ha preceduto, di fare di questa opportunità un'opportunità fondamentale per rimettere in moto la crescita del nostro paese, per creare nuove opportunità per i giovani e per agganciare qualunque attività economica, qualunque attività sociale a ciò che appunto il web può offrire. Voi sapete che purtroppo l'Italia ha una tradizione negativa da
da molte agende strutturali, restituiamo spesso qualcosa come il 40-45% dei fondi strutturali inutilizzati, e oggi che abbiamo invece uno scenario davanti a noi a breve e medio termine in cui non ci saranno risorse pubbliche investibili da parte dello Stato italiano a sostegno dell'attività economica in generale, il fenomeno più appariscente è quello relativo al turismo, che è stato per eccellenza per molti anni una delle economie assistite del nostro paese, cioè la promozione è stata fatta a carico delle regioni e delle risorse pubbliche e poi la commercializzazione giustamente era fatta da parte dell'impresa. E qua, anche in questo settore, con un settore che è stato fortemente sostenuto da risorse pubbliche, statali e regionali, oggi questi fondi sono pressoché inesistenti. Abbiamo un ente di promozione turistica nazionale, l'ENT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, che nonostante l'intervento del nuovo presidente, del nuovo direttore generale per rimettere in moto questa macchina molto farraginosa, però ci scontriamo in realtà che ha un budget di 18 milioni di euro, di cui 15 milioni a costi fissi o variabili dovuti al personale dipendente sparso in più di 27-28 sedi internazionali e solo 3 milioni per l'intero paese italiano di investimenti e promozione. Quindi dà l'idea di come la necessità di imparare a usare i fondi strutturali dell'Unione Europea, di fare in modo che sia una questione che riguarda direttamente da vicino le imprese, i cittadini e i giovani, sia determinante per poter sostenere e mettere in moto un meccanismo di sviluppo. Infine, credo che, come un po' recitava Gaber, no? Che è stato ricordato diverse volte anche in un convegno organizzato al Camera di Commercio di Forlì, no? Con questa ricordata la sua canzone La libertà e partecipazione, credo che per tutti noi sia importante lavorare per affermare un valore, perché le sfide si vincono sui valori, il valore fondamentale che sempre di più dobbiamo richiedere, praticare e pretendere di fare in modo che ciascuno sia coinvolto sempre più nelle sfide che ci riguardano. Infine credo che sia necessario che sempre di più si sviluppino pratiche da parte dei vari decisori pubblici e privati o pubblico-privati insieme di rendicontare i risultati degli investimenti fatti, perché se è giusto che si modifichi la cultura del concetto di fallimento di impresa in Italia, perché come è stato spiegato è un limite allo sviluppo di start-up ad alto rischio, fortemente ambizioso, fortemente sfidante, come è stato spiegato anche precedentemente, è anche necessario che sia chiaro, se si fa una scelta sbagliata, che sia possibile discutere, rimettere in moto, correggerla anche in corsa, ma sia necessario su questo avere la massima trasparenza affinché le imprese, i cittadini per i quali questi progetti vengono fatti sappiano che possono entrare nel merito. Quindi credo che valga per tutti questa, permettetemi l'uso di questo vostro brand in termini di sdrighiamoci, no? Cioè mobilitiamo al massimo le nostre risorse per favorire sempre di più innovazione e start-up sostenibili. Per dare un ambito di concretizzazione delle cose che vi ho raccontato in quest'ultima parte del mio intervento, per dare un'opportunità al territorio che ci ospita, abbiamo messo a punto un progetto che vede coinvolto le tre Camere di Commercio, anche la Camera di Commercio di Forlì, oltre a quella di Ravenna e di Rimini, vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna, diversi partner e sostenitori privati, anzi il progetto è in gran parte sostenuto da imprese private, che abbiamo chiamato Web Economy Forum, si può tornare a crescere. Su questo progetto, che è un momento di concretizzazione, che prende via vita nelle prossime settimane, nei primi di giugno, ci sono già tre appuntamenti e c'è anche una piattaforma che mi sono dimenticato di scrivere un indirizzo, vi chiedo scusa, che è webeconomyforum.it, su cui potete intervenire e usarlo appunto come un primo strumento di crescita, dell'ascolto, della partecipazione e della vostra collaborazione. Grazie.